Sono Chang Lui, portatore di Risho. E questa è la mia storia. Sono rimasto orfano all'età di 7 anni e non ho mai avuto nessuna istruzione. Però da quando sono stato assunto alle dipendenze del mio attuale onorevole padrone, questo mestiere mi piace. Sono infatti molto orgoglioso di servire Tian Qi, un così valente maestro della nobile arte del combattimento. Date fuoco ai petardi. La nostra scuola, da questo momento inizia una nuova attività, siatene degni. È dovere di tutti collaborare con onore e lealtà ed osservare le regole che vi darò. In Giappone ho appreso l'arte dello judo e del karate, un'arte che si basa esclusivamente sull'uso delle mani nude, questo soltanto a scopo di difesa. Il nostro principio sarà quello di usare soprattutto la mente e non la cieca furia della spada. È un'arte che richiede una gran prontezza di riflessi ed un occhio infallibile. Ricordatelo. Maestro, il risciò è pronto. Ah, bene, vengo. Allora, che cosa aspetta? Subito. Aspettami qui. Certo, maestro. Vuoi comprarlo? Farai un ottimo affare. Sì, mi piace, ma... Un'occasione così capita una volta sola. Ma non posso spendere molto. Ti darò la metà di quello che hai chiesto. D'accordo? D'accordo. Oh! La mia borsa! Cosa, eh? Non ho più la mia borsa! Come farò, povero me? Non ho più i miei soldi! Ascolta, amico, io dico che la tua borsa ha cambiato tasca. Tasca? Come? Beh, quella lì. Ah, sì? Tu stai mentendo! Attenti.
Eccola qua! Così per oggi. Questo non è che il principio, ma c'è ancora molto da fare, specie nel gioco di gambe. E un'altra cosa che dovrete ricordare è che quest'arte marziale proibisce di combattere con estranei. Soprattutto fuori da questa scuola, intesi? Non permetterò a nessuno di infrangere questa regola che è alla base della nostra preparazione. Per questo esigo da voi un solenne giuramento. Lo manterrete? Lo manterremo! Signore! Ti prego, maestro, accettami nella scuola. Chang Lui, sai bene che questa non è una cosa possibile. Io lo so che tu vorresti combattere, ma dubito che rispetteresti la regola. Non ti fidi forse di me? Chang Lui, la regola è molto dura. Adesso torna al tuo risho. Maestro, mettimi alla prova. Ti giuro che saprò rispettare il regolamento che tu hai imposto e che saprò onorare i tuoi insegnamenti. Non voglio passare tutta la vita a trascinare un risho. Ti scongiuro, prendimi con te. Non è possibile. Ma perché no? Sarò leale. Allora, non c'è speranza. Fratello, non respingerlo. Ho Fan, tu vuoi questo? Bene, ti metterò alla prova. Voglio prima vedere quello che saprai fare. E se ne sarai degno, resterai nella scuola. Non ti deluderò. Grazie, Ofan. Aspetta qui fuori. Sì, certo.
Supremo maestro, sono molto onorato del tuo invito. Siediti. Io rappresento l'associazione di tutte le scuole e, come tale, ti prego di accettare il benvenuto a nome di tutti. Grazie. È mio dovere presentarti per primo il maestro più anziano Lei Fu. Onorato. E per secondo il valoroso Liu Keifang della scuola di Tai Long. Molto lieto. Come sai, il nostro scopo è di riunire in un'unica associazione tutte le discipline della nobile arte della lotta. Ti abbiamo convocato per pregarti di unirti a noi, in modo che tutti possano apprendere il tuo nuovo metodo di combattimento. Maestro, sono molto onorato della vostra generosa offerta, ma non intendo unirmi a nessuno. Cosa? Vuoi dire forse che la tua scuola è al di sopra della nostra? Io non voglio dire questo, ma desidero che la mia scuola resti al di fuori. Liu Kei, siediti. Tianqi, tu devi aver fiducia nei nostri associati. Essi hanno operato secondo giustizia e secondo le regole della più assoluta lealtà. Questo anche noi. A quanto si dice, il vostro principio è quello di adoperare la mente più che la forza, è così? Vorremmo che tu ce lo illustrassi meglio. È molto semplice. La nuova tecnica si basa soltanto sulla difesa. È tutta questione di riflessi. Ah, sì? Ma se il nemico fosse armato di spada, non credo che basterebbero i riflessi. Certo, se si usano a dovere. In conclusione, asserisci che siete in grado di battere qualunque avversario. Può anche accadere. Dipende tutto dal grado di allenamento. Ed in questo caso non c'è avversario che possa farcela. Il tuo è un metodo rivoluzionario. Non è mai esistita una scuola che non includa anche l'uso di un'arma. Ma io non lo ammetto. Però basta discutere. Io considero la teoria di Tianqi molto interessante. E quindi mi permetto di insistere perché si unisca a noi. Sono molto spiacente, ma non posso accettare. Quindi, col tuo permesso, chiedo di congedarmi. Tianqi! Aspetta. Andiamo. Sì, maestro. Kim Chu, bisogna insistere. Dobbiamo assolutamente convincerlo a fare parte della nostra associazione. O con le buone o con le cattive. Sì, questa è un'offesa intollerabile. Chi siete? Cosa volete? Cerchiamo la scuola di Tianqi, è questa? Sì, è questa. Siamo qui per sfidarvi. Eh? Com'è? Un momento. Vatti da parte. Tung Shan! Tung Shan! Che cosa succede? Guarda, quei tre sono venuti qui per combattere con noi. A chi dobbiamo l'onore di questa visita? Sono Fan Tong, della scuola di Liu Kei. Ah, dell'asilo allora. Questo lo vedrai. Ah, sì? Non vedevo l'ora. Beh, fai pure. Fan Tong, su, cosa aspettiamo a dargli una lezione? Avanti, coraggio, noi siamo pronti. Che succede? Il maestro non c'è, quindi vi conviene andarvene. Noi restiamo. Oh, Fan, sono qui per sfidarci. Forza, ragazzi, sbattiamoli fuori. Cacciare noi, in guardia. C'è qualcun altro che vuole provarci? Sì, io. Fatti sotto, allora. Ecco. Basta, fermatevi. Ne avete già abbastanza? Se lo vuoi, io sono pronto. Bene. Tung Shan, lascia stare. Non sporcarti le mani, basto io a sistemare questi tre. Lasciami questo onore. D'accordo. Allora, siete pronti? Certo, fatti sotto. Ah!
allora. Basta! Chan Wei, ti prometto che ci ritroveremo un giorno. Ti aspetterò. Lasciate stare mia figlia, sono vedovo, non mi rimane che lei. Dobbiamo portarla con noi. Vieni. Ma padre! Vi scongiuro, lasciatela stare, sono un povero uomo, solo al mondo. No, no, lasciatemela, vi prego. Smettila, vecchio, la ragazza viene con noi, è troppo graziosa per restare in questo letamaio. No! Andiamo! No, vi scongiuro! Smettila! Abbiate pietà, è una povera ragazza, abbiate pietà. Un momento! Beh, cosa sta succedendo? E tu chi sei? Io sono l'uomo del Risciò. Allora bada ai fatti tuoi. Andiamo. No. Fermo! Ancora qua. Vuoi una lezione? Cosa? Da te, forse. Proprio da me, se non ti schifa. Tianqi, è il supremo maestro che mi manda da te. Egli spera ancora che tu abbia cambiato idea e che ti unisca a noi. Egli sa già come la penso. I nostri insegnamenti sono all'opposto dei vostri e la prova è che voi siete venuti a provocare i miei discepoli. Ascolta, la rivalità può essere pericolosa. Ti chiedo per l'ultima volta di collaborare con noi. Spero che le tue parole non nascondano una minaccia, perché in questo caso potreste pentirvene. La tua mente corre troppo veloce, Tianqi. Il mio è solo un avvertimento. Ne sono lieto. Sarà meglio per tutti. Allora cosa devo riferire al Supremo Maestro? Che la mia decisione è irrevocabile. Non consentirò mai che la mia scuola entri nell'associazione. Sta bene. Ma commetti un errore. Non credo. Salute a te. Voi, andiamo. La ragazza dell'altro giorno.
Salve. Ti ringrazio molto per il fazzoletto, sai. E se... se lo rivuoi, l'ho fatto stirare. Non importa. Vorrei rivederti. Va bene, domani alla cascata. Ci sarò. Andiamo. Io sono orfano, ho perso i miei genitori quando avevo solo 7 anni. Da allora ho dovuto cavarmela da solo. È stata dura. Ho sempre lavorato. Per vivere ho fatto tutti i mestieri. Io ritorno spesso con la mente a quando ero bambino e vivevo felice con i miei. Ricordo il dolce sorriso di mia madre e lo sguardo severo di mio padre. Mi ripeteva sempre che il miglior dono nella vita è quello di essere giusti e onesti, come lo era lui. E adesso, qual è il tuo mestiere? Porto un risciò. Strano, eh? È un lavoro divertente, sai? E poi, da quando sono al servizio del mio maestro, il mio animo è pieno di orgoglio. Mi ha assunto appena è tornato dal Giappone. E da allora io sono l'unico ad avere l'onore di portarlo a spasso per tutta la città. Sono veramente lieta che il tuo lavoro ti piaccia. Ma mi piacerebbe di più se potessi portare te sul mio risciò. Che ne diresti di fare un giretto, eh? Sarebbe divertente, ma per prima cosa dovrei chiedere il permesso a mio padre. Sai, una volta un mio vecchio zio venne in città dalla campagna. Vuole provare a salire su un risciò, ma al momento di partire cade all'indietro. Se dovessi salire tu sul mio risciò, per l'emozione cadremmo in due. Sai, se ci vedesse mio padre sarebbero guai. Sì? Perché? È un uomo molto rispettabile e tutti lo temono. È talmente considerato che quando passa per la strada e attraversa la città, tutti si fanno da parte. A proposito, mi chiamo Chang Lui. Posso sapere? Posso sapere il tuo nome? Mi chiamo Pei Qin. È un bel nome. Domani è la festa della luna piena. Verrai a vederla qui nel bosco? Maestro, che hai da dirmi? Si tratta di Pei Qin, mio signore. E allora? Ho scoperto che si vede spesso con un allievo della scuola di Tianqi, un bastardo portatore di risciò. Ah, sì. E il Supremo lo sa? Quando lo saprà, sua figlia si troverà fra le braccia un cadavere. Ci vorrebbe un piano. Un piano che funzioni. Perché non mandi una sfida alla scuola di Tianqi? Una sfida in piena regola. Giusto. A loro è proibito combattere. Ma così può darsi che cadano nel tranello. Già, può essere un'idea. Tanto più che Tianqi è fuori città per affari e quindi avremo mano libera. Già, è vero. Ci divertiremo. Manderemo un nostro servo. Immagino già le loro facce. Tunshan! Tunshan! Che c'è? Tieni, guarda. Chi l'ha portata? Un servo della scuola di Liu Kei. Ah. Ma questa è una sfida. Cosa? Una sfida? Questa faccenda non mi piace affatto e inoltre ne va del prestigio della nostra scuola. E io non posso assolutamente decidere. Tunshan, solo il maestro saprebbe cosa fare. Il nostro maestro? Bisogna cercare in tutti i modi di avvisarlo. Se faremo in tempo, la sfida è per domani, sul monte di Sin Long.
Comunque, andate a cercarlo. Poi si vedrà. Sì, sì, signore. Bene. Se non ci battiamo, la nostra scuola sarà disonorata per sempre. Non possiamo. Eccolo. Noi aspettavamo il maestro Tianchi. Sono qui in sua vece. Hai del fegato, a quanto pare. Abbastanza per farvi vedere che non ho paura di voi, per quanti siate. Lo dimostra il fatto che sono venuto solo. E sono pronto ad affrontarvi tutti insieme. Torna la cuccia, bastardo, o sarà peggio per te. Me ne andrò se ritirerete la sfida. Questo mai. Torna e riferisci. No, aspetta, non ti muovere, Chang. Su, seguimi. Siamo arrivati in tempo. Se siete pronti, lo siamo anche noi. Coreano. Per questi pivelli basto solo. Allora vi basta o preferite continuare? Quelli che hanno trasgredito la regola, si alzino. Meritereste di essere cacciati dalla scuola. Tianchi, è colpa mia. Non dovevo permettere che si allontanassero. E quando è successo? Beh,
durante la notte. Io dormivo e non mi sono accorto della loro fuga. Ti prego, perdonami. E come giustifichi l'assenza di Chang Lui? Purtroppo non so neanche dirti dove sia. Bisogna trovarlo. Fratello, forse ha agito per difendere il tuo onore. Anche se lo ha fatto, deve essere punito. Maestro, può darsi che Chang sia ferito. Forse gravemente. Lascia che lo cerchiamo. Va bene, andate a prenderlo. Ma perché non sei tornato alla scuola? Il maestro vuole vederti subito. Ha mandato fin qui noi due a cercarti. Non voglio più tornare alla scuola. Io l'ho disonorata. Il maestro ti sta cercando. Vieni con me. Non puoi rifiutarti. È la regola. Avevo riposto in te tutta la mia fiducia, accogliendoti nella mia scuola, e tu ne hai calpestato i principi. Io volevo soltanto difendere il tuo prestigio, maestro. Perdonami. I nostri metodi di combattimento non sono fatti per trasformarvi in gentaglia da strada, continuamente in cerca di risse. Noi, rafforzando il fisico, intendiamo rafforzare lo spirito. È chiaro? Maestro, so d'aver sbagliato, ma dammi ancora una possibilità. Prima dovrai scontare una punizione che possa servire d'esempio agli altri. Per un anno intero sei sospeso dagli allenamenti e non metterai più piede in questa palestra. Sì, sì, farò come tu vuoi, maestro. Il lupo si è fatto agnello. Che cosa vuoi fare? Soltanto divertirmi un po', amico. Lascia stare. Sta zitto. A quanto vedo, è un retrocesso al grado di facchino, eh? Cos'hai? Hai perso i bollori? Chang, ricorda la promessa. Lasciami in pace. Tung-san! Tung-san, guarda. Liu Kei, che cosa sei venuto a fare? Vorrei scambiare due chiacchiere con il vostro nobile e onorato maestro. Spiacente, ma in questo momento non c'è. Ah, sì? Forse sarà in meditazione spirituale, scommetto. Che succede? Ah, il grande maestro Liu Kei, suppongo. Esattamente. Non sapevo che Tianqi avesse una sorella così graziosa. Se vuoi mio fratello, torna un altro giorno. Perché mai? La tua vista è molto più piacevole. Liu Kei, non osare toccarla. Se non volete guai, uscite subito. La tua arroganza mi dà i nervi, Pulcino. Uscite! Prova a buttarci fuori, vediamo come fai.
Tu, fatti avanti. Non c'è male, proprio non c'è male. Ti basta? Ora vediamo se con lui sei altrettanto brava. A te. Vieni in palestra. Che c'è? Sbrigati. Gli UK e i suoi si stanno battendo. Come? In palestra? Sì, vieni. Fermi! Gli UK, uscite fuori. Chang, non puoi. Oh, Fan, ascolta. La loro impudenza sta passando ogni limite. Non puoi batterti. Mio fratello te l'ha proibito. Sì, lo so, lo so. Chang, non è posto per te. Fuori! Chang, non t'abbattere. Lo sistemo io. A me! Tienchi, prego, siediti. Se sei venuto da me, suppongo che tu abbia dei motivi. Sì, ho delle rimostranze da fare. Parla pure liberamente, ti prego. Liu Kei e i suoi uomini sono ritornati nella mia palestra per provocare i miei discepoli. Il loro atteggiamento oltraggioso e sleale deve essere punito. E questo tocca a te, come capo supremo dell'associazione. Così. Esigo quindi che Liu Kei venga punito. Purtroppo non posso farlo. Perché mai? Perché la tua nuova scuola non fa parte dell'associazione. Mi dispiace, Tianqi. Sapevo chi fosse tuo padre. Spero tanto che il tuo maestro gli diventi amico. Tuo padre vuole che la nostra scuola entri nell'associazione, ma Tianqi è contrario. Non capisco il perché. Io non intendo di queste cose, ma da quando è arrivato, il tuo maestro... Desidera soltanto cambiare i vecchi metodi. Egli non tollera la prepotenza. Ma io temo per te. Per me? Ho paura che le cose finiranno col peggiorare se Tianqi non cede. Che egli ceda è assurdo solo pensarlo, Pei Qin. Mio padre sa essere molto ostinato. Io penso che egli finirà col comprendere, puoi esserne certa. Il mio maestro è dalla parte della ragione e lo convincerà. Vedrai. Lo spero tanto. Anch'io lo spero, Pei Qin. Va bene. Non sai qual è il tuo posto? Io. È meglio che tu vada. Sì.
tu. Aspetta. Ho qualcosa da dirti, amico. Per un portatore di risciò quale sei, mi sembra che tu stia mirando troppo in alto. Non sta a te dirlo. Quindi fila. Troppo arrogante per essere un servo. Non è il caso di discuterne qui. Pei Chin, andiamo. Un momento. Pezzente. Cosa? Chang! Chang! Fatti sotto. Che aspetti? Un giorno me la pagherai. Pei Chin, andiamo. Non ancora. Lasciatelo stare. Vieni, Chang. Sotto voi. Mettetela! Chang! Chang! No, no, vi prego, no, basta! Chang, vieni via, presto, presto! No! No, lasciatemi! No! Lasciatemi! Andiamo! No! Chang! 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 Lasciatemi! Beijing! Subito da questa casa. No. Chiama il Supremo. Il Supremo? Come osi nominarlo? Io vorrei avere l'onore di parlargli. Ah, sì? Chiamalo, ti prego. Chiamarlo? Oh. Tu sei pazzo. Chang. Pei Chin. Va via, ti prego, prima che ti uccidano. Allora? Chi è costui? Padre. Vattene tu. Supremo maestro. Tu devi essere un allievo della scuola di Tianqi, se non mi sbaglio. Sì, è così. E mi rivolgo umilmente alla tua grande benevolenza. Ti prego di ascoltarmi. Ascoltami. Supremo maestro. Se tu hai qualcosa da dirmi, sono disposto ad ascoltarti. Ma sta attento che le tue labbra non divengano imprudenti. Potresti pentirtene. Maestro, il destino ha voluto che nel cuore di tua figlia e nel mio sbocciasse il fiore dell'amore. Stai forse vaneggiando? Io amo Pei Chin più della mia vita. Tu osi troppo, bastardo! Lurido pezzente! Io l'avrò! Costi quel che costi, l'avrò, lo giuro! Buttate nella strada questo demente! Lasciatemi! Lasciatemi! Fuori! Beijin! Fuori di qui! Beijin! Cane rognosi! Ve ne pentirete! Fuori! Lasciatemi! Beijin! Beijin! Vuoi che chiami il maestro? No, non voglio che mi veda in questo stato. Presto, nella sua stanza. Cosa è successo? Io sono stato dal Supremo e... E hai combattuto, vero? Maestro,
Chang non si è neppure difeso per mantenere fede alla sua promessa. È così. È così. Sei un ribelle. Non me... Maestro. Maestro. Non voglio più vederti. Maestro. Fuori di qui. Maestro. Fuori. Yankee, sono stati gli uomini di Liu Kei a ridurlo così. Lui non ne ha colpa. Tim Chu, ho qualcosa da dirti. Va bene, parla pure. Ascolta, è successa una cosa molto, molto spiacevole. Mi riferisco al mio allievo Chang. Egli ha osato insidiare mia figlia. Ah, è così dunque. Un'impudenza intollerabile. Mi rifiuto di crederci. Attento, Tianqi, Raichen. Non mi credi? Chang è un uomo leale. Non si sarebbe mai permesso di insidiare tua figlia. Cosa intendi insinuare? Che è una montatura. Può anche darsi. Ah. Adesso è tutto chiaro nella mia mente. Ti saluto. Sono stato un po' ingiusto nella mia severità. Maestro, forse ho osato troppo. Innamorarsi è umano, Chang. Maestro, posso comunque sperare nella tua generosità e considerarmi perdonato. Come uomo posso comprendere e anche perdonare. Ma come capo di questa scuola devo osservare la regola. Dunque, sono ancora sospeso. È questo che vuoi? Sì. Molto bene. Quasi perfetto. Piedi veloci, resistenza. Finalmente siamo in grado di affrontare Tianqi. Ehi, oh Fan, dove te ne stai andando? Fatemi passare. Vai piuttosto di fretta. Tu, va avanti. Ehi, dove vai, carina? Fila via. Andiamo. Fermatela. Vieni. Liu Kei, Fantong, si sta battendo. Con chi si batte? Con la sorella di Tianqi. Bene, è quel che volevamo. Salute. A te. Yeah.
davvero ammirevoli. Prova tu e dalle una lezione. Certo. Molto forte con una donna sola. Anche contro voi tutti, se volete. Ah, sì? Andiamo. Andiamo! Vieni. Un momento. Questa è un'occasione che non voglio perdermi. Smettetela! Che succede? Siamo stati aggrediti. Liu Kei, basta con le provocazioni. Cos'hai da dire? Che con degli allievi è troppo facile. Pure coi maestri ce la caviamo. Vuoi provare, Tianqi? Non siamo teppisti da strada. Chang, prendi il risciò. Subito. Scappi? Non certo per paura. Mano di Ferro è troppo abile. Forse è lui che vuoi evitare. Evitare? Affrontalo se non lo temi. Fatti battere come dei principianti. Siete un branco di imbecilli. La sua tecnica è davvero sorprendente. Ha battuto i nostri con estrema facilità. Ci sarà pure un mezzo per salvare il nostro prestigio. Tu che cosa pensi? L'unica è indurlo a combattere sul nostro terreno. Prepara bene i tuoi campioni. E li faremo affrontare insieme. Giusto. È proprio una magnifica idea. E questa volta non potrà... non potrà rifiutarsi. Sarà un'ottima occasione per studiare a fondo la sua nuova tecnica. E faremo in modo che alla sfida intervengano i maestri delle varie scuole. Avvisali tu. Va bene. A questo penso io. Convocherò subito qui i nostri associati. Non temere, ci saranno tutti. Soprattutto il nobile maestro più anziano Lei Fu come giudice. Allena intanto i tuoi uomini, Liu Kei. Dovranno batterlo di fronte a tutti.
Fratello, non andare, ti prego. Sono falsi e crudeli. Non fidarti. Questa volta non posso rifiutare. Loro hanno diritto a una rivincita. Dal momento che li ho umiliati, battendoli in mezzo alla strada, di fronte a tutta la gente. Ma io ho paura. Sta tranquilla, non devi temere per me, sorella. Tienchi, rifiuta, ti prego. Non posso, sorella, è in gioco il mio onore, lo sai. Maestro. Lascia che vada io. In fondo sono io la causa di tutto quello che è successo. Dimentichi la punizione? Io... Questo combattimento non è leale. Esigo che venga sospeso. No, questo combattimento è regolare. 3-1. Lo chiami regolare? Era nei termini della sfida. Calma, signori. Tien Chi ha accettato di sua spontanea volontà questo duello. Sedetevi, prego. Tien Chi. Vuoi ancora proseguire a lottare come indicato nella sfida? Ti concedo la facoltà di rifiutare. Se non te la senti. Smetterò soltanto se sarete voi a ritirare la sfida. I miei uomini hanno diritto a questa rivincita. È giusto. Allora, proseguite. Maestro! 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 Maest
salvarci. Come faremo senza di te? Resisti, ti prego! Ragazzi, promettetemi di seguire sempre i miei insegnamenti. No! No, Tianqi! Giuro che sarai vendicato! La responsabilità della morte del nostro maestro ricadrà per sempre sulla tua coscienza, perché tu l'hai permessa. La sfida si è trasformata in un omicidio e tu lo sapevi. Sono sciocchezze. La regolarità del combattimento è stata accertata dai giudici. E in ogni caso non è affar vostro. Lo è invece. E ti giuriamo che la nostra vendetta sarà spietata. Basta così. La mia pazienza ha un limite. Andate via! Non ho ancora finito! Ragazzi, dimostriamogli chi è il più forte. Avverti il tuo capo che non lo temiamo. Tung Shan, bada a quello che fai. Va fuori di qui. Avanti, sotto! Abbiate capito, finalmente. Andiamo. Che è successo? Che cosa avete fatto? Siamo stati dal supremo maestro e un suo uomo ci ha sconfitti umiliandoci. Avete agito male. Non dovevate esporvi. Non siete pronti. Oh, Fan sta dicendo la verità. Maestro, perché ci hai lasciati? Maestro, perché ci hai lasciati? Fratello, fa che il tuo spirito dia loro la forza di vendicarti. Maestro, illumina le nostre menti. Te ne prego, te ne prego. Chang, perché non parli? Sei stato tu. Sei tu la causa di tutto. Perché taci di qualcosa? Non è l'ora di meditare questa. Ma di pensare alla vendetta. Come hai promesso al maestro, ricordi? Muoviti dunque! La nostra associazione non ha più rivali.
ufficiali, finalmente. Già. Accomodiamoci. Liu Kei! Se hai coraggio, difenditi! Bene. Con quei manici di scopa? E credete di farci paura? No, Liu Kei, noi siamo qui per farti ingoiare l'uno dopo l'altro tutti i tuoi misfatti. Quando è così, provateci pure. Noi vi aspettiamo. Certo, la vedremo. Forza, ragazzi, picchiate sopra! Allora, chi è il primo? Coraggio! Chang, perché non sei venuto a lottare insieme a noi? Per la tua promessa? Te lo dico io perché. Perché sei un vinto! Tu non meriti di restare nella nostra scuola. Chang, ascolta. La morte di Tian Qi ormai ti ha sciolto dalla punizione, vuoi capirlo? Non è vero. Lui ha fatto una promessa. E come allievo non può rinnegarla. Leggi nel mio animo. Sai bene quanto io voglia. Io voglia vendicarti. Accelera il corso del sole affinché l'anno passi. Maestro. Guardami e assistimi, perché io non tornerò indietro finché i tuoi assassini
non avranno pagato con la vita tutte le loro colpe. Chang, vuoi andare da solo? Sì, Ofa. Vuoi fare la stessa fine di mio fratello? Sono troppo forti per te. Non fermarmi, ti prego. Lo spirito di Tianqi mi guiderà. Addio. Chang! Fermati! Aspetta! La tua vendetta è anche la nostra. Perché vuoi privarcene? Voi avete già tentato. Ora tocca a me. No! Non te lo permetterò. Lasciami! Se essi ti uccideranno, ne sarò responsabile. Ti ripeto di lasciarmi andare. Non senza di noi. Hai osato colpirlo? Adesso hai passato la misura. Non te lo permetto. Fermi! Altrimenti ucciderò chiunque oserà fermarmi. Sei venuto per combattere, vero? Proprio così, Liu Kei. Dove sono? Ti stanno già aspettando. Se vuoi la tua vendetta, accomodati. Ma sappi che sarai prigioniero di un triangolo mortale. Vuol dire allora che comincerò dal primo vertice. Sei tu, coreano? O tu, mano di ferro? O tu, Tai Chen? Prego. Posso affrontarli tutti insieme. Devo agire d'astuzia. Maledizione, inseguitelo! Svelti! Hey!
coreana. Li hai sentiti? Forse di là. Corri! Da questa parte! Tentiamo di accerchiarlo! Fammi vedere che cosa sai fare senza quei due. Avanti! Difenditi ora! Ti spezzerò con queste mie mani. Sono mani d'acciaio. Provaci allora. Che cosa aspetti? Coraggio! Fatti sotto! Cos'hai? Sei già stanco, forse? Io no, e tu? Ora a te, Tai Chen. Get
È la tua ora. Thank you.
Cosa vuoi da me? La tua vita. Tu sei pazzo. No, Kim Chu. Sono soltanto deciso a completare la mia vendetta. Mi resti tu. Lo credi davvero? Gli altri quattro hanno già pagato con la vita. Ti sfido. Attento, Chang. Sono pronto ad affrontarti anche adesso, Kim Chu. Ti farò ingoiare la tua impudenza. Vattene se vuoi salva la vita. Ti sbagli. Maestro, lascia che ci pensi io. Fermo! È me che gli vuole, non è così? Non è così, Chang? Sì, in nome del mio maestro Tian Qi! Ebbene, sia! Fermi voi! Sarebbe leale. Questo non serve. Coraggio! Lasciami! Fermati! Fermati!
Basta, non puoi combattere, basta. Ti prego, padre, no, basta. Padre, padre. Hai vinto. Se vuoi, la mia vita è tua. Congiuro, risparmialo. È mio padre. Abbi pietà di lui. Riposi in pace!